Allora, salve a tutti, ci troviamo al K2 Chocolate e continuiamo la nostra rubrica dedicata al benessere. In questo momento siamo in compagnia di Stefania che ci parlerà di Shellac. Allora, innanzitutto Stefania, che cos'è Shellac? Allora, Shellac è un brand americano che è ormai sul mercato da diversi anni, infatti per più anni consecutivi ha vinto praticamente come miglior semipermanente al mondo. Shellac si prende cura di tutto ciò che ha a che fare delle unghie e quindi delle mani, non solo con i semipermanenti, cioè col Power Polish, ma anche col Vinylux, che è una linea di smalti. E gli stessi colori che propone nei semipermanenti li propone poi anche nello smalto e si occupa anche poi dell'autocura della persona a casa. Vogliamo iniziare a vedere le varie fasi? Sì, va bene. Facciamo vedere una dimostrazione su, diciamo, un'unghia. Andiamo a spingere bene le cuticole per far sì che il letto unguiale sia completamente libero. Uno dei prodotti fondamentali che riguardano l'azienda Shellac è lo Scrub Fresh. Lo Scrub Fresh non è altro che un prodotto che va praticamente ad idratare l'unghia, quindi a sgrassarla e a renderla priva, diciamo, di acqua praticamente, perché l'unghia deve, per far aderire bene il prodotto, deve essere assolutamente deidratata. Altri prodotti in commercio prevedono questo passaggio con una leggera limatura dell'unghia. Shellac invece ha eliminato finalmente anche questa cosa, quindi l'unghia non viene assolutamente toccata né dai buffer né dalle lime, ma semplicemente con un pad, come vedi che io sto facendo, sto sgrassando l'unghia per andare poi ad applicare il primo passaggio. Vedi questo rumore che si sente? E per farsi, cioè, ti fa capire che l'unghia è pronta al primo passaggio. Come si può vedere, è stata opacizzata senza l'uso di lime. Perché scegliere Shellac rispetto ad altri prodotti che si trovano sul mercato? Come ti dicevo, appunto, è stato eletto prodotto dell'anno per più anni consecutivi, e questo proprio perché è un prodotto che va bene per qualsiasi tipo di persona. Infatti è uno dei pochi semipermanenti che può essere fatto anche alle donne in gravidanza e alle donne in allattamento, perché non contiene acidi e all'interno contiene anche un indurente che ti va praticamente a trattare l'unghia per tutto il periodo in cui, diciamo, ce l'hai sull'unghia. Allora, questo primo passaggio praticamente è quello della base, facendo attenzione a non farla toccare, diciamo, al giro cuticolo. Andiamo a stendere per tutta la lunghezza dell'unghia e poi si va in lampada per 10 secondi, quindi è un passaggio molto veloce. Quanto dura Shellac? Come un po' tutti i semipermanenti, ha una durata base di 15 giorni, ma questo dipende molto anche dalla ricrescita della cliente, una cosa molto soggettiva. Diciamo che molte persone riescono a tenerlo anche per 25 giorni, se non un mese. Noi consigliamo massimo 20 giorni, ovviamente. Però dura abbastanza. Shellac dà vita a più di 60 colori. In diversi momenti dell'anno propone anche delle collezioni nuove, praticamente in edizione limitata, sia per lo Shellac che per il Vinylux, quindi per lo smalto. Questo rosso lacca, il nome è Wildfire, diciamo è uno dei must della linea Shellac, è uno dei colori assolutamente più scelti. Andiamo a stendere su tutta la lunghezza, facendo sempre attenzione ovviamente al giro cuticola. Questa è la prima passata di colore, poi ovviamente ne andrà fatta un'altra. Primo passaggio, 120 secondi in lampada. Ma una curiosità, come rimuovere Shellac? Questo è un altro punto a favore di Shellac rispetto ad altri semipermanenti presenti sul mercato, perché Shellac è l'unico power polish che si rimuove con un liquido, e si rimuove totalmente con il liquido a differenza di altri semipermanenti. Quindi dopo la durata del trattamento, che siano 15-20 giorni, la cliente viene nel salone e noi applichiamo praticamente questi pad, diciamo, imbevuti di un liquido, che sarebbe questo, sempre Shellac ovviamente. Questo qui è il remover delicatissimo, è un remover che non contiene acidi, e con la carta stagnola per 8 massimo 10 minuti di posa il prodotto viene via tutto totalmente, praticamente si scioglie, non c'è bisogno di fare altro, quindi non c'è bisogno di limare. Questa è una cosa fondamentale per l'unghia, perché non va intaccata, quindi non viene limata assolutamente.
Trascorsi 120 secondi di asciugatura della prima passata, procediamo con la seconda mano di colore, seconda ed ultima mano di colore. Ok. Andiamo in lampada per altri 120 secondi. Allora, continuiamo quindi con Shella. Sì, questo è praticamente l'ultimo passaggio con il nostro top coat shellac. La stesura è sempre uguale alle precedenti. Anche questo ultimo passaggio ha bisogno di un tempo di asciugatura di 120 secondi. Questo invece a cosa serve? Serve praticamente per sigillare il tutto ed è quello che poi permette a shellac di durare tanto tempo e soprattutto di mantenerlo lucido, perché una cosa fondamentale da dire è che shellac rimane lucido per tutto il periodo del trattamento. Che siano 15 giorni, 20 giorni, il prodotto è sempre lucido. Questo quindi era l'ultimo passaggio, giusto? Sì. Allora, adesso per completare il tutto, con il nostro wipe off, che è un altro prodotto sempre ovviamente shellac, andiamo a rimuovere lo strato di dispersione senza però portare via la lucentezza, vedi? L'unghia rimane comunque lucida e completiamo il trattamento con il Solar Oil. Solar Oil è l'olio cuticole dell'azienda Shellac, che come ti dicevo è un prodotto che le clienti possono anche acquistare per la cura delle loro cuticole anche a casa. Ecco qui, e questa è l'unghia finita. Una cosa molto importante è come si rimuove shellac. Certo, allora andiamo a vedere. Shellac dà in dotazione nel kit praticamente questi cerottini. C'è questa parte praticamente che va in vendita di prodotto. Il remover di cui ti parlavo prima, che è un prodotto, ricordiamo, senza acidi, va messo sull'unghia della cliente. Girato in questo modo e lo si lascia agire per 8 massimo 10 minuti e poi dopo vedremo praticamente come si scioglie il prodotto. Senti Stefano, adesso ci devi togliere una curiosità. Sì. Ma tu lo usi shellac? Ovviamente, faccio vedere? Ce lo devi far vedere. Ok. Anzi, la fortuna è che lo shellac che io adesso sulle mie mani ce l'ho precisamente dal 31 dicembre. E come potete vedere è praticamente intatto e ho appena tolto il guanto ed è lucidissimo, come potete vedere. Infatti sembra appena fatto. Sì, hai visto? Cioè l'unico difetto è la ricrescita praticamente, che ti fa capire che è il momento di rifarlo, però è perfetto.